Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i... Qui c'è il tiro! Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Lungo passaggio in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Può concludere! Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla entra in area. È attento e allontana senza problemi. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Siamo ancora sullo 0-0. È ben posizionato e spazia via la palla. Libera al momento giusto. Prova il tiro. È un grande riflesso qui. Palla in avanti verso il compagno. Siega, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a scavare. Attenzione al tiro! Conclusione sul fondo. Pallone lungo, in verticale. Decide di non rischiare. Cerca lo spunto. Scodella il cross. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Tenta di scavalcare la mediana. Allarga il gioco a destra. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui.
c'è la palla lunga in avanti. Hazard. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Hazard cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Prova il cross in area. Sbroglia la situazione. Hazard lancia il pallone in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Nessun gol finora, 0-0. Siega. Si libera la grande. Siega. Si lancia di testa. La palla è dentro. Un gran bel finale questo primo tempo. Un grande colpo di testa in tuffo. Sì, si è tuffato con il tempo giusto. Davvero un bel gol. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. I giocatori saranno ancora più carichi adesso. Riceve il passaggio. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Se ne va, ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avara di emozioni nonostante. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Siega. Tentativo in avanti, lungo. Allarga il gioco. Riceve in ottima posizione. Dentro il pallone. Aia, occhio alla conclusione. Sì, è gol! Sono entrati in campo con un altro passo. Si vede subito in questo secondo tempo. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Si sono involati in avanti non appena hanno riconquistato il pallone. Una manovra di una bellezza ed efficacia uniche.
Si riparte di nuovo in parità. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport fantastico. Ed ecco un'altra rimessa laterale. C'è il lancio lungo. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. C'è fallo. Prova a verticalizzare. Pallone lungo in verticale. Sicuro in fase di palleggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non impensierisce la difesa. Siega. In avanti, vuol far salire i compagni. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Siega, ci mette il fisico e conquista il pallone. Il portiere la calcia lontano. Filtra la palla in profondità. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. E trova il compagno. Cross deviato dal difensore, corner. Tenta di allontanare il pallone. Prova con la palla lunga. Scatta verso il pallone. Ci prova e Perisan chiude la porta. Siega cerca il passaggio filtrante. Lungo pallone in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Lazar scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Cerca il traversone. Riceve un pallone interessante. Può crossare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Siega. Tocco preciso. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. La spinge in avanti. Siega.
Buon intervento difensivo. Hanno già riconquistato palla. Ecco il tiro. Grande occasione sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E passa. Cerca il cross in mezzo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga, in avanti. Lotta, ma perde l'equilibrio. Siega. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Fischio finale vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Da lì può segnare. Pallone lungo in verticale. Prova la verticalizzazione. Può tentare la conclusione. Pallonetto inefficace. Ha fatto bene a provarci, ma il risultato non è stato quello sperato.